Come in altri casi, rispondo con un video pubblico a una domanda che mi è stata fatta perché secondo me la risposta può essere interessante anche per altre persone. Allora, se è possibile in Clip Studio Paint trasformare una foto in un disegno al tratto? Sì, è anche piuttosto facile. E ci sono due metodi. Allora, questo è un livello con una foto che in questo momento è a colori. Uno dei metodi più semplici è semplicemente cambiare da colore a bianco e nero. E regolare questo livello per decidere dove si vuole il nero. È una soluzione che non crea dei tratti, crea delle aree, che però in alcuni casi può essere utile. Il secondo modo è usare questa funzione qui negli effetti che si chiama Extract Line, che è fatta apposta. Quindi premo Extract Line e qua già mi viene fatto il lavoro. Ho la possibilità di fare delle scelte. Mostro semplicemente quelle più banali. Allora, il primo valore che può essere interessante è quello, soglia di riempimento del nero. In pratica, più la alzo, più le aree più scure dell'immagine diventano nere. Quindi con questo posso regolare l'eventuale campitura nera. Questa è utile perché è lo spessore della linea, io di solito lo alzo sempre un pochettino perché le linee di base sono troppo fini, quindi lo metto sempre almeno a 1. E questo valore invece è la soglia nella quale considerare qualcosa un bordo. Quindi in pratica più è bassa più linee ottengo, più la alzo meno linee ottengo ma ho anche meno precisione. Quindi bisogna giocare un momento con le giuste impostazioni di questi valori per ottenere il risultato che ci piace, insomma, questa è la cosa più semplice. Dopodiché, come si può notare, l'immagine non è ancora cambiata, cioè è rimasta sempre, è solo un effetto applicato, quindi lo posso togliere in qualsiasi momento. Si può anche mischiare le due cose, quindi duplico il livello con la fotografia. E in una seconda variante uso la prima parte, quindi quella di nero, quindi che ne so, lo riempio di nero fino a questo punto, premendo qui tengo solo il nero, in questo modo si sovrappone a quello sotto e arricchisce un pochino i segni con qualcos'altro. Se poi vado ad appiattire tutto quanto, quindi faccio Merge with Layer Below, ecco qua, ho ottenuto un unico livello in bianco e nero, anche se in questo momento a colori lo cambio in bianco e nero, ecco, con le linee. Se il bianco mi dà fastidio perché ho qualcosa sotto, posso sempre premere solo nero e avere solo il nero e quindi se sotto ci disegno qualcosa, rimane, può essere trasparente, insomma, il livello soprastante, altrimenti premo bianco e ho anche il bianco. Questo è il modo più semplice per poter trasformare una foto in un disegno in bianco e nero.